Buona giornata di mercoledì, questa giornata particolare ancora con la luna nel segno zodiacale del cancro e trovo i bilancia come ieri un pochino assonnati, forse un po' distratti per questo motivo. Sarebbe bello vivere di rendita, ma non tutti possono permetterselo. Ci sono dei segni zodiacali che amano le responsabilità, lavorare dalla mattina alla sera, impegnarsi, altrimenti si annoiano. La bilancia ogni tanto vuole concedersi un po' di relax, magari anche qualcosa di piacevole, una parentesi divertente d'amore, che so, anche semplicemente andare al ristorante in un posto speciale a mangiare qualcosa di molto buono. Sì, perché voi amate la vita anche giustamente per i suoi piaceri. Ecco, forse questa è una giornata da dedicare più al piacere che al dovere, e addirittura c'è chi cercherà di tornare a casa un po' prima per ritrovare un po' di serenità. Insomma, non prendete tutto di petto, perché questa luna dissonante, questo Marte ancora per poco contrario, crea qualche piccolo disagio. Ancora il Capricorno, come ieri, la situazione non è variata di tanto. Ecco che c'è una grande differenza. Il bilancia, come dicevo prima, si concede dei momenti di riflessione, anche di solitudine, se capita. Il Capricorno deve agire, deve sentirsi sempre protagonista nella società, vuole essere di aiuto agli altri. Quante volte vi sarete rimproverati di essere stati anche troppo disponibili nei confronti di persone che non vi hanno dimostrato riconoscenza? Ecco, non commettete errori, giornate in cui dovete combattere perché o c'è qualcuno che ha messo il bastone tra le ruote oppure ci sono delle tensioni di troppo. Comunque questo bastone si spezza perché alla fine vincete voi e andate avanti. Ricordiamo che il Capricorno è un trattore, è difficile fermarlo. Il segno dell'Ariete, situazione non troppo diversa da ieri, anche perché la Luna è ancora un po' sottotono. Però attenzione, non abbiamo la situazione, diciamo, frizzata, gelida dei bilancia o dei Capricorno. No, voi siete molto più caldi, lo dice Venere, Venere è in buon aspetto. Solo che dovete mettere, come si dice, i puntini sulle i. Quindi se qualcosa non funziona, se ci sono delle persone che non vi danno retta, oggi dovrete affrontarle in maniera anche piuttosto coraggiosa. Sarà già capitato ieri di perdere la pazienza. Non andate troppo di corsa, perché lo sapete che la confusione, la fretta sono vostre nemiche da sempre. Sagittario, piano piano, lentamente si riprende quota. Se penso a come stavate alla fine di settembre, agli inizi di ottobre, ora vi trovo più forti. Certo, Giove, Saturno sono in un aspetto particolare, o avete riempito la vostra vita di impegni faticosi, oppure di recente avete avuto anche un fastidio fisico. Ricordo genericamente, perché il medico ne sa di più, le articolazioni sono un punto debole. Il Sagittario ha bisogno di stare a contatto con la natura. Ogni tanto dovete tagliare i ponti, cercare qualcosa di diverso e di divertente da fare. Programmate un fine settimana all'insegna del piacere. Il segno della Vergine è ancora un po' indaffarato, soprattutto quelli che da giugno, come dico sempre, hanno cambiato vita per necessità, virtù o scelta. Vi trovate un po' nella condizione di chi ha effettuato un trasloco e deve ancora aprire un sacco di scatole dove dentro ci sono cose importanti che bisogna mettere in ordine. Ecco, non tutte le scatole sono state aperte, non tutta la situazione è chiara e io non vorrei che per qualche momento di tensione, per un muso lungo di troppo, vi ritroviate a discutere con figli, genitori, persone care. Quindi non è un momento di stop, di separazione, però è probabile che qualche problematica salga fuori. Il segno zodiacale dell'Acquario. Questo cielo vi invita ad essere molto cauti con le spese, attenzione sempre ai conti. Forse dovrete chiamare una persona per farvi aiutare in una situazione di carattere legale, soprattutto se ritenete ingiusta una tassa, una multa, una spesa. Esborsi anche per la casa, per migliorarla. Ecco, dal punto di vista finanziario quindi un po' di calo, ma c'è recupero in amore. Però ricordate che l'amore non vuole pensieri, quindi non trascinate problematiche di vario genere sui sentimenti. L'Acquario è molto libero ora di manifestare al meglio la propria voglia di amare. Il segno dei Pesci, siete molto tormentati perché questo è un periodo particolare proprio per il lavoro, per le questioni di carattere pratico. Se non lavorate, se siete in pensione, probabile che ci sia un alterco, magari una discussione,
con alcuni condomini o con una persona che vi chiede più attenzione quando non la merita. È chiaro, le casistiche sono tante. Di base c'è il fatto che ogni tanto dovete arrabbiarvi per farvi valere. Vorreste avere qualche risultato in più, ecco, ottenere un po' più di sicurezza per stare meglio, e questo arriverà, un risultato migliore arriverà, ma ci vuole un po' di tempo. Il segno zodiacale dei Gemelli, 4 stelle, lo trovo veramente molto forte in questo momento, e soprattutto a livello di idee, non tanto a livello amoroso, perché lì potrei aprire un lungo discorso che è meglio non fare, c'è distrazione, nervosismo. Se avete perdonato una persona, forse vi siete persino pentiti di essere tornati sui vostri passi. Ma pensiamo alle questioni pratiche. Quindi se in questi giorni vi offrono l'occasione per farvi avanti, se potete anche compilare un modulo, far girare il vostro curriculum, non esitate, perché Giove vi aiuta addirittura per i primi mesi del prossimo anno. Poi vi parlerò delle indicazioni del 2025 che saranno molto interessanti per voi. Il segno del Toro. Penso che in questi giorni abbiate la necessità di fare presente ad una persona che ha sbagliato alcuni conti, quindi telefonate ad un commercialista, ad un avvocato, oppure vi presentano un conto esorbitante e dovete rivedere alcune questioni di carattere pratico. Chi ha un'attività, un'azienda, potrebbe pensare di variare qualcosa, chiudere e aprire, dipende. Fatevi consigliare da persone che se ne intendono. Pensiamo anche un pochino ai sentimenti. Il risveglio vero dei sentimenti è targato novembre. Però non è escluso che in questi giorni una persona vi ronzi attorno e che voi diate maggiore ascolto a chi vi piace. Ricordatevi sempre che c'è un feeling che spesso finisce, però poi si può recuperare con la bilancia, con il sagittario e a volte anche con il segno del Cancro. Il segno del Leone, finalmente un po' di recupero, anche perché tra l'altro tra poche ore la Luna entra nel segno. A volte avete degli atteggiamenti che gli altri giudicano un po' spocchiosi, alteri, no? E quindi ritenete, in alcune frangenti, in alcuni frangenti della vostra vita, di non essere amati. Non è così. Ve ne renderete conto adesso, perché ci sono delle persone che vi ammirano, vi vogliono bene, che sono pronte a testimoniare l'affetto che hanno per voi. Novità proprio in campo sentimentale. Lo Scorpione può affidarsi all'istinto, al ragionamento, ad una intuizione che in questo momento può essere giocata al meglio. Anzi, vi posso dare un consiglio: se dovete parlare di cose scottanti, muovetevi oggi e non domani. Segno del Cancro, vi porto in alto in questa classifica perché avete diritto a sanare le ferite d'amore, anche se siete sempre un po' tormentati, siete dolcemente complicati. Novità anche se avete fatto delle proposte nel passato, incontri d'amore molto convincenti, la passione è dietro l'angolo. Vi abbraccio.